11 febbraio, la Madonna di Lourdes, l'apparizione della Madonna di Lourdes. Coloro che mi ascoltano, che hanno piacere e soddisfazione di ascoltarmi, sanno benissimo tutta la storia. Non c'è bisogno di rievocarla. L'apparizione che ha riscosso l'approvazione mondiale, internazionale. Il Vangelo scelto per la Madonna di Lourdes è quello delle nozze di Cana. Lo leggiamo. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi era la sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuno due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatele al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono dal principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria, i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questo brano, secondo me, è come il prologo di San Giovanni è la sintesi di tutto il Vangelo, di tutta la sua, di tutta la dottrina che espone Giovanni e la sua scuola. Così il miracolo delle nozze di Cana è come un prologo in cui si racchiude tutta la dottrina teologica dei rapporti di Gesù con Maria. E dato che la sintesi vuol dire che quando non appare Maria in tutto il percorso di Gesù, e appare poi sotto la croce, sotto sotto c'è sempre una presenza di Maria. Questo vi dico perché proprio alla fine del Vangelo si dice così: Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Credettero in lui. Ecco, in tutto il percorso, nel rapporto di Maria, credettero in lui. Perché poi si vede, lo sappiamo, che gli apostoli,
ci ha messo tanta fede. Quando le cose andavano bene, quando le cose andarono male, tutta la loro fede, la loro fiducia scomparve, altro che credettero in lui. Ma credettero in lui, ecco perché, quando è venuto a mancare vino e Maria Santissima, che era stata invitata per prima, poi appunto per mezzo di Maria furono invitati Gesù e i discepoli, perché comunque c'era la madre di Gesù e poi i discepoli con Gesù. Gesù la apostrofa dicendo: donna, donna, signora, che c'è? Ancora non è giunta la mia ora. Cioè, non devi intervenire ora, vorrebbe dire così, ma alla mia ora interverrai. E allora, siccome Maria Santissima non agisce di sua iniziativa, ma sa benissimo il pensiero di Gesù, ma anche tutto il pensiero teologico di San Giovanni per esporre questa vicenda e far vedere come l'intervento di Maria c'è sempre tutta la vita di Gesù, però sempre sottomessa. Infatti chiede a Gesù di fare il miracolo, ma lo poteva fare lei? No, lei non lo fa il miracolo, non lo può fare, lo deve fare Gesù. Allora, avendo molta fiducia e già c'è un certo accordo con Gesù mentale, fate quello che vi dirà. E allora sappiamo, riempirono di acqua le giarre e poi il vino nuovo. Ecco, per questo oggi che è la giornata dei malati, che bisogna cambiare l'acqua e il vino, con la debolezza e l'infortezza, la malattia è in salute. La giornata dei malati, perché l'acqua che fece sgorgare la Madonna a Lourdes, dopo un secolo e mezzo in più, ha fatto tanti miracoli strepitosi che mente umana non può immaginare e non può fare. Perché noi diciamo che la Madonna è potente come intercessore, ma l'iniziativa è sempre di Dio, della serva, e fa quello che dice il Signore. Quindi è tutta gloria di Gesù. Maria Santissima non toglie niente a Gesù, però è stata messa in una posizione che interviene, perché lei è stata data proprio sul Calvario il compito di essere la mamma, e la mamma si sa che si interessa anche delle cose più piccole, perché è la mamma. E non è che Gesù ubbidisce alla mamma, così. Beh, nella vita terrena fino a 30 anni ho obbedito, ma poi non ho obbedito più. Quindi non è questione che Gesù si sottometta alla Madonna, è la Madonna che si sottomette a Gesù e fa quello che vuole Gesù. Lo chiede perché sa benissimo che, partendo l'iniziativa da Dio, sicuramente sarà concessa. Viva la Madonna, viva Maria di Lourdes, che è apparsa a Lourdes e ha confermato il dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria fatto nel 1854. L'apparizione nel 1858, 4 anni dopo, Maria Santissima ha confermato il dogma. Più bello di così.
La Chiesa, la Madonna, si rincorrono a vicenda per dirci qual è la verità. Amen. Alleluia. Oggi è giornata dei malati, ecco, la benedizione va tutta agli ammalati, perché guariscano tutti, almeno spiritualmente, almeno per ottenere la serenità, se non la guarigione completa. Ma noi pregheremo sempre la Madonna, che sa benissimo il progetto di Dio nei nostri riguardi. Imploreremo l'aiuto della Madonna perché il Signore continui a preoccuparsi dei suoi figli. Il Padre, per mezzo del Figlio, con la potenza dello Spirito Santo e l'interessamento materno di Maria. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Il Signore rivolga il suo sguardo pietoso verso di voi e vi dia la sua pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, come rimanga sempre, più o meno sui malati, più sofferenti, sulle persone sole, come i carcerati, le persone anziane abbandonate e disoccupati, certe volte disperati. Per l'intercessione della Vergine Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio. La Madonna Santissima, di più, e i santi, tutti i santi, e gli angeli con la capo San Michele Arcangelo, perché tutti possiamo fare la volontà di Dio, che è il nostro maggior bene. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù e Maria, che sono uniti strettamente, ci amano, ci vogliono bene, non ci vogliono male.